Sempre le donne ce la fanno, sì, ma insomma... ubichiamoci. Ubichiamoci, non stiamo è male. Erette perché sennò allora stiamo sciolte. Allora aspetta che mi... Esatto, perché sono molto belle, però ecco, come dire, poi ci rimbrottano, capito? Bisogna, certo. Bisogna stare... un po' in tiro. Erette. Sì, è vero. Non mortificare le volitive. Volevo parlare con te di come ti aveva contattato il nostro Amadeus. Allora, com'è successo? Allora, sì. Ah, si gira. Vedi le meraviglie. È straordinario, vorrei sì. Continuare tutta la storia. E pensa musica. Che non è umano chi lo fa girare. Allora, ero in tournée, ero in quel di Asti, a un certo punto mi arriva questo messaggio, era dopo pranzo, quindi era anche un pochino, insomma, desiderosa del post prandiale, cioè sì, un po' abbioccata. Sì. O de cecagna, come esatto, dicono a Roma. Esatto, un po' di cecagna. A un certo punto mi arriva che questo... Bella. Eccomi. Ecco te. Con questi fiori. E a un certo punto mi arriva un messaggio da un numero sconosciuto, però a un certo punto l'incipit era: buongiorno, sono Amadeus. Allora, io ho pensato subito che fosse uno scherzo di qualcuno, quindi sono andata praticamente dal mio produttore teatrale e gli ho detto: guarda, aprilo te, perché non ce la fo, perché avevo già della secchezza delle fauci. E quindi niente, praticamente a un certo punto lo apre e dice proprio: ciao Chiara, sono Amadeus e ti volevo parlare. Io appunto non continuavo a credere alla realtà, dopo mi è arrivato un messaggio vocale: ciao Chiara, ti volevo dire che... Chiara Francene! Esatto, dice... Quando presento... Esatto, però Chiara era Francene. Di quella... Dice... Sono Amadeus, ciao, ti chiamo dopo, sto andando a fare un annuncio al TG1, tipo l'Arcangelo Gabriele, lui sì, perché certo. Ha fatto svariati sì. Annunci. Sì. Allora lì ho capito che era vero, quindi mi ha detto che mi avrebbe chiamato dopo un'ora, quindi sono stata praticamente a guardare il muro per 2 ore. Poi quando mi ha chiamato è stato veramente un signore, perché sì. Mi ha detto questa signore, frase, volevo chiederti se eri libera il 10 di febbraio. Tu hai detto no, purtroppo. Io gli ho detto subito sì, perché ora botta sicura ero. Quindi... Bella, bella, bella. Noi siamo contenti che tu hai detto sì. Ti sei distinta molto. Sì? Sì, cara. Sono felice sì. Che tu me lo dica, perché... No, è la verità. Poi lo sai, non è che c'è bisogno che te lo dica io. Beh, sì, però io sono un po' come te. Sono prima il dovere e poi il piacere, quindi... No, chi l'ha detto? No. Quando mai? No! Te anche il piacere. Ma prima il piacere non e dopo. Non è vero. Invece con me è stata una roba un po'... Com'è un po' stato? Diversa. Allora, è stato che Pippo Baudo ah. Si è distratto un attimo per sposarsi a Mosca. Ah. E così ho presentato io Sanremo. Ah, quindi per una per distrazione? Per una distrazione, sì. Per una distrazione. Eccoli qua, vedi. Guardalo col bacco. Col bacco con la cattolica. Salutiamolo, Pippo. Ciao, Pippo. Un applauso. Ti abbraccio, Pippo. Ti voglio bene. Mi ha fatto tanti in bocca al lupo ti per amo, questo programma. Pippo. Sì. Beh, comunque una bella foto, no? Ma bellissimo, no? Ma è stato soprattutto un grandissimo Sanremo il tuo, sì, Loretta. Sì, io dietro le quinte avevo una Loredana Bertè con la pancia. Straordinaria. Un rettore con le ali, ma tipo due metri, che quando io rientravo dal palcoscenico per andare in camerino, dietro le quinte c'era una roba da... scusa, posso passare? Erano no. Agitate, ah, erano. Mamma mia. Sì, erano ci agitate. Sono state anche... Si beccavano? Beh, allora, che io abbia... che io abbia visto o sentito, no, ma mi sembra che ci sia stato un giornalista che ha assistito a qualcosa di... Ha proprio una rissa? Di particolare. Mi pare che sia stato ti proprio... Ti vorrei chiedere qualcosa? Il nostro Vincenzo Mollica, che ricordo e saluto con affetto. Ti vorrei chiedere dei particolari, ma non lo farò. Perché? No, nel senso, vorrei che sapere chi si era preso alla Brate di... No, no, alla Brate no, però c'era una certa tensione perché c'erano tante donne. Certo. Il mio era un festival di donne, yes. Il mio è un festival di donne. Di donne sul palcoscenico e mi ha fatto molto piacere perché c'era Marcella, c'era Fiordaliso, c'era Rettore, c'era Loredana... insomma, era un bel cast. I festival delle donne sono sempre stati, insomma, abbastanza rivoluzionari. Siamo sempre state messe a dura prova. Io, per esempio, mi ricordo il Sanremo di Simona Ventura. Mamma, che mi hai ricordato! Quell'anno non fu facile, perché appunto le case discografiche fecero una sorta di sciopero e quindi non mandarono sì, ma nessun cantante famoso. Ma tu ti ricordi... Tu pensa, una che presenta a Sanremo e non c'ha...
Da un certo punto di vista può essere anche, come ti posso dire, friccicarello, come diresti. Però allora uno va a Castrocaro, scusa, non va a Sanremo a fare, no? Non lo so, insomma, comunque, ma tu te la ricordi chi arrivò secondo? No, francamente no, no, direi una bugia. Marco Rosini. No, sta scherzando? No, vediamolo, Marco! La seconda posizione della 54esima edizione del Festa di Sanremo va a Mario Rosini, sei la vittoria! Complimenti, Mario. Grazie. Premio. Contento, Mario, grande. Ma guarda, io salutiamolo, perché noi non ci ricordiamo, io non mi ricordavo. Tu, oddio, ti ricordavi... Mario, dove sei, Mario? Che fai, Mario? Dobbiamo farti la vista. Scrivici, twittaci, Mario. Veramente, chissà cosa farà, eh? Mannaggia. Sai, un'altra che ha avuto un'esperienza bella tosta, secondo me una grana di quelle proprio, è stata la Antonella Clerici. Antonella. Perché sai che c'è stata una sommossa da parte dell'orchestra? Perché era stata eliminata Malika Ayane. Sì. E l'orchestra ha buttato tutto per aria, gli archetti dei me lo ricordo, è stata una scena epica. Ma c'è? Chissà c'è? Se c'è. Ci fate vedere la lista. L'orchestra ha protestato come non mai. Sia la ritmica che la sinfonica sono arrabbiatissimi. La scelta di Malika Ayane divide l'orchestra, non è d'accordo con il televoto. Io non ho mai visto l'orchestra buttare gli spartiti. Mai visto. Ma che? Beh, oramai erano, Perché poi alla fine si sono gasati siamo anche italiani, un po'. Siamo italiani, siamo italiani, siamo sanguigni. E sì, quindi quando siamo passionali e viscerali bene, alla fine sì. Posso dirti, io l'ho trovata una cosa molto bella da parte dell'orchestra. Ho trovato una cosa molto umana, sì. È vera, è la vera. Verità è guarda, sempre... non lo farebbero mai, ti esatto. Puoi immaginare la disciplina che hanno i professori d'orchestra, sono insomma è veramente sì. Quindi vedere una cosa così è sì, pazzesco. Sì, perché la verità è sempre l'unico punto di partenza. Invece voglio ricordare una grandissima. Chi? Con un grande applauso che ci manca, mi manca. Raffaella Carrà, una grande conduttrice di Sanremo. Ciao Raffa! Grande, unica, inimitabile, inimitabile, pioniera. Sul serio? Non è finita ancora, non è finita. Bravissime le conduttrici del festival. Ma c'era un momento tenero. No, è un attimo, non è finita.